C'è anche questa difficoltà in questo momento, che appunto, siccome la difficoltà è grande, tutti giustamente si lamentano, però non è che abbiano, sarebbe anche giusto dire che non è che abbiano proprio tutti No, ragione. anzi, io credo che forse si colleghi a quello che dicevo prima, nel senso che forse quelli che si lamentano di più sono quelli che sono più abituati a essere aiutati dalla collettività, dai soldi pubblici o dalle politiche pubbliche, perché appunto c'è una parte di paese che già ormai da almeno 20 anni, se non da sempre, non ha garanzie e si è abituata a fare da sola e non ha mai avuto bisogno della politica, anzi spesso ha lavorato nonostante la politica e la burocrazia e le tasse e tutte le cose che gli venivano messe in testa. E poi ci sono alcuni settori che hanno vissuto di politiche magari anche condivisibili, io non le condivido, ma comunque anche condivisibili come quelle sull'espansione edilizia, per cui a Torino si è fatto costruire qualunque roba, si sono costruiti palazzi in ogni angolo disponibile, si sono distrutti gli ultimi prati che c'erano, le vecchie fabbriche sono quasi tutte diventate palazzi, adesso abbiamo 50.000 appartamenti vuoti, abbiamo dei grossi problemi perché abbiamo dei quartieri nuovi, mezzi vuoti, senza servizi, in cui la città dovrebbe fornire giustamente i servizi, ma non ci sono i soldi. Ci sono dei quartieri vecchi che si spopolano, restano magari gli appartamenti vuoti, questo allora velocizza il degrado. E quindi cioè, questa politica urbanistica edilizia che ha favorito sicuramente i costruttori ha creato dei grossi danni all'ambiente e alle casse della città, anche se nel breve la città poi ha incassato, perché poi il motivo per cui Chiamparino e prima Castellani e adesso Fassino spingono sulle operazioni edilizie è che ogni operazione edilizia il comune incassa 1 milione di euro, 5 milioni di euro, Oneri. 10 milioni di euro. E quindi va a tappare spesso i buchi anche dei debiti che hanno fatto. Però incasso adesso e mi creo dei problemi che mi porterò avanti per i prossimi 50-100 anni, perché poi nel momento in cui la città si sviluppa in maniera disordinata, senza i servizi, senza le strade, e avendo distrutto tutto quello che si poteva distruggere, magari di spazi che si potevano usare o per servizi o per verde, magari appunto poi anche questo del verde è un discorso che si riallaccia a quello di prima, no? Perché poi ti dicono, sì, noi facciamo costruire tutti questi nuovi palazzi, ma lì in quell'angolo ci fanno il parco. È vero che spesso fanno il parco, però spesso fanno dei giardinetti magari sulla soletta del parcheggio, oppure con tre alberelli in un angolino senza aver fatto le bonifiche, perché magari prima c'era una fabbrica con ogni genere di schifezza inquinante che è nel sottosuolo, e quello ti dicono, ah, abbiamo fatto il verde, no? In realtà poi spesso sono parchi inutili, messi in posti dove non servono a nessuno, che diventano aree di degrado, perché poi gli unici che ci vanno sono i tossicodipendenti, c'è gente che si vuole appartare, ci sono problemi di vandalismo. Al nuovo Parco d'Ora, che peraltro ha il suo senso il Parco d'Oro, no? Però nella nuova parte che dovrebbe diventare cioè, zone 20, eccetera, hanno un problema di vandalismo allucinante, nel senso che hanno aperto al mattino gli ascensori che servivano a salire per i disabili sulla passerella e la sera erano già completamente distrutti. Cioè, Questo nel però è giro di un un problema. giorno li hanno distrutti. Sì, questo però è un problema. Cioè, in questo modo qua non si può fare niente No, da nessuna però si parte. può fare una pianificazione urbanistica più seria, cioè forse se ci fossero meno grandi distese, ma con un ruolo sociale ben chiaro in un quartiere. Se fossero vissute veramente, e poi magari non succederebbero queste cose. Invece l'impressione è che si facciano i grandi lavori tanto per farli. Si preferisca spesso fare i grandi interventi, le grandi colate di cemento, le grandi, perché sono grandi giri di soldi per tutti, quindi alla fine va bene a tutti. Poi non ci sono i soldi per mantenerle, non ci sono soldi per popolarle, non ci sono soldi per finirle. Facciamo il passante ferroviario, spendiamo 1 miliardo e 300 milioni di euro, almeno, forse anche di più, per interrare la ferrovia in 30 anni di lavoro e poi mancano 30 milioni di euro per fare la copertura da Piazza Statuto a Corso Corseto e resta così. Beh, non si sa quando si farà, se arriveranno mai dei soldi. Se si spera che il governo ci faccia l'elemosina, ci dia questi 30 milioni di euro. E Però finire nel la. frattempo si apre un nuovo cantiere in Corso Corseto, altri 180 milioni di euro. Quindi si continuano a aprire nuovi mega cantieri senza finire quelli prima, lasciando la città così mezza aperta. Non ha nessuna logica se non quella appunto di favorire i grandi appalti del cemento e le lobby che vivono di questo genere di lavori, che magari non guadagnerebbero altrettanto se uno invece destinasse i soldi a tappare le buche, a tagliare l'erba. Beh, però c'è cioè, la trasformazione di una trincea in mezzo a Torino in una copertura di Torino, cioè, ha avuto un effetto positivo sulla Assolutamente città. sì, non è che non debbano fare i lavori, però quello che dico è di finirne uno prima di iniziare col Ah, dopo, sì, cioè questo. di non farli tanto per farli, ma pianificare e farli con un po' più di senso e non soltanto con l'obiettivo di massimizzare gli appalti nell'edilizia in senso stretto. Poi, per carità, voglio dire, l'edilizia da sempre è anche una grande occasione di No, no, lavoro, questo cioè, senza dubbio. No, mi non la faceva voglio ridere la prendere con cosa ironia, che va però. No, male e non vi vogliamo più. Come? Cioè, ma ma poi quello, è. esatto, cioè, voglio Cioè. dire, parliamone, nel senso che tra l'altro ricordo che l'anno scorso, che è il primo anno che si è introdotta l'IMU, l'unica
riduzione dell'IMU, che è stata votata subito, prima cosa, prima priorità da PD e PDL insieme, è stata abbassare l'IMU ai patrimoni invenduti dei costruttori che, poveretti, hanno fatto un sacco di appartamenti che non servono a nessuno e adesso ce li hanno lì e ci devono pagare l'IMU. Che Appunto. lo capisco, perché poi magari qualche azienda falliva pure e va bene. Però non l'abbiamo abbassata alle persone. La prima casa abbiamo l'aliquota quasi al massimo. No, c'è gente, cioè quelli che, esempio, casi particolari, quelli delle cooperative in divisa, neanche l'ATC ha dovuto pagare comunque una follia di IMU. Quelli che si sono scambiati gli alloggi tra parenti, abbiamo recuperato parenti di secondo grado, cioè di primo grado, ma non quelli di secondo grado. Per cui se magari nipote e nonna si sono scambiati l'appartamento perché appunto la nonna ha un sacco di spazio, la nipote piglia i suoi figli, vuole andare lì, se non scrivesi, pagano tutte e due come fosse una seconda casa sfitta. Uno è 0,6 per 1000 di IMU. Cioè, ma ha senso questa cosa che se io mi scambio la casa con mia nonna perché così ci stiamo uno più largo, uno più stretto? Allora non è più, nonostante ci continuiamo a abitare esattamente tutte e due come prima casa, cioè le paghiamo No, come fosse la seconda casa infatti, al mare sfitta che tengo per divertimento. ma Cioè. infatti è questo che, cioè, voglio dire, tutti hanno diritto a lamentarsi, però non è detto che tutte le lamentele siano proprio motivate, cioè, magari sono motivate, ma non, ce ne sono Sì, poi sai, mille la prima. nostra è anche una cultura così, no? Che si pensa, vado lì, faccio un po' di piagnisteo, mi lamento, specie poi se sono un grosso potere economico, posso muovere dei voti o dare dei finanziamenti, allora sicuramente poi mi danno qualcosa, no? Per cui c'è chi si lamenta per principio, perché a forza di lamentarsi poi qualcosa si ottiene. Però in questo momento credo che ci vorrebbe veramente un po' di misura, cioè se i costruttori hanno delle proposte, delle lamentele, volentieri, gli parliamo, li incontriamo, siamo tutti d'accordo, al massimo disponibilità. Però insomma ci vorrebbe appunto un po' di misura rispetto magari al dramma veramente di persone che hanno perso il lavoro, che sono in mezzo alla strada, cioè, che sicuramente non fanno la vita che fa un costruttore comunque neanche in un momento di crisi come questo.